Buongiorno ragazzi e buona domenica. Allora, oggi parliamo di Nirvana perché la nostra amica Marina mi ha chiesto di spiegarle la canzone Where Did You Sleep Last Night, che tra l'altro è la canzone che chiude anche l'Unplugged del 93 di Nirvana, che è stato uno dei concerti ovviamente che ha folgorato la mia adolescenza un po' come tutti. Infatti c'è il famoso respiro finale di Kurt Cobain che praticamente esala prima di dare, insomma, l'ultimo grido. Allora, praticamente, Marina, la tua richiesta è stata molto particolare e molto divertente, perché tu hai detto: come mai io suono la chitarra da poco, quindi sono comunque una principiante, ho iniziato con un mio amico, la canzone è facilissima, però perché lui la sa suonare o no? Allora, i miei tutorial, imparerai, sono un po' diversi da quelli che si trovano sul tubo, su YouTube, perché io sono un gran chiacchierone e mi piace spiegare quello che c'è attorno alle canzoni. Ho visto che molti tutorial spiegano la canzone, ma non fanno capire cosa c'è attorno. Ok, allora ti dirò innanzitutto che questa canzone, anche se è facilissima perché presenta soltanto quattro accordi, cioè Sol, Mi maggiore, La, Sol e Si maggiore, che dopo ti spiego come suonare, presenta una difficoltà notevole. Innanzitutto è un pezzo con suddivisione ternaria, è un 6 ottavi. Non solo è un 6 ottavi, ma è anche quello che definiamo un ritmo zoppo. E adesso ti spiego cosa vuol dire. Allora, innanzitutto noi per natura siamo predisposti a suonare i tempi pari, con suddivisione binaria. Cioè, nel senso, immagina anche il nostro camminare, no? Cioè, ta, ta, un, due, tre, qua, un, due. Ok, quando abbiamo un ritmo ternario, dove abbiamo una suddivisione in ta, 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 con le prime due legate, ok, abbiamo ta, 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 ta. Quindi è come se noi facessimo ta, 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 ok, come se zoppicassimo. Questa canzone è uno di quei casi e quindi rende difficile a chi non è abituato a questo tipo di andamento a poterla suonare. Però oggi ti faccio vedere come con un semplice esercizietto la suonerai alla perfezione. Allora, innanzitutto vediamo gli accordi. Il primo accordo è Mi maggiore. Poi fai il passaggio. Però questo passaggio magari per ora lo evitiamo. Poi più avanti, quando la saprai suonare bene, magari ti insegno anche questo. Quindi Mi maggiore. Una battuta intera. Poi abbiamo La e Sol nella stessa battuta, quindi la metà del tempo. E poi abbiamo il Si maggiore. Allora, il Si maggiore non è altro che un derivato della maggiore, ok? La posizione della maggiore portata avanti di due tasti. Su questo ti consiglio di andare sul mio canale YouTube, di iscriverti, e di andare a vedere i video che ho fatto sul Caged, così da capire la differenza tra la posizione e gli accordi, ok? Sul mio canale trovi anche tanti video per chi è all'inizio. Allora, abbiamo detto, il Si lo puoi prendere o così, che non sarebbe altro che un La maggiore portata avanti di due tasti col barré, la sesta non deve suonare, ok, e poi di nuovo il Mi maggiore. Il Mi maggiore sia l'accordo iniziale che l'accordo finale, quindi alla fine lo dovrai fare due volte e dovrai contarlo in questo modo. Abbiamo detto che un 6 ottavi con suddivisione quindi ternaria. E allora facciamo così. Sul Mi maggiore conti due volte 1, 2, 3. Fai così. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Sul La conti una volta. 1, 2, 3. E poi su Sol. 1, 2, 3. Una volta. Poi su Si. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Ti rifaccio il giro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, capito questo? Passiamo invece a scandire ogni suddivisione e quindi facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ti ricordo che il Mi maggiore è il primo e l'ultimo accordo, non dimenticare questa particolarità. Ok, fatto questo, suoniamo solo sull'1 e sul 3. Così iniziamo un po' a rendere il ritmo zoppo. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ok, ed è chiaro? Suoniamo sull'1 e sul 3. 1, 3, 1, 3, va bene? Ok, adesso come terzo esercizio, e ti raccomando di andare da un esercizio all'altro solo quando hai capito bene i passaggi, facciamo in questo modo. Suoniamo tutte e tre le suddivisioni, ma diamo un accento forte sulla terza, che è questa la caratteristica del brano, ok? In questo modo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Perfetto. Adesso passiamo a quella che è la ritmica originale del brano. Allora, la ritmica qual è? Sostanzialmente quello che abbiamo fatto prima, cioè fare 1, 2, 3, solo che dobbiamo anche mettere un ritorno. Io sto suonando con le dita, ma col plettro insomma sarebbe la stessa cosa. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
movimento che noi già facciamo naturalmente col braccio, ma andiamo a vuoto, vedi? Io faccio un... per fare il 2 devo tornare su con la mano, però non faccio un... cioè non prendo due volte le corde, ma faccio un e poi vado a vuoto, vedi? Faccio così che le suono e poi torno a vuoto, non faccio così. Bene, sul terzo movimento lo devi fare, quindi un, do, tre e un, do, tre e un. Ok, l'effetto finale è questo. Quindi ripetiamo, scusami, metti l'accento sul 3, suoni i primi due meno forte, il terzo più forte, quindi con accento, in più metti anche il ritorno, cioè quando sali con la mano devi risuonare. Bene, e questa è la canzone. Ovviamente fai un video e facci vedere i tuoi miglioramenti. Ciao, buona domenica.